Ho recentemente fatto un post su Instagram in cui parlavo delle caratteristiche di una relazione tossica e ovviamente essendo un post era abbastanza sintetico, nel senso che doveva essere uno spunto. Quello che è successo è che poi sono arrivate una marea di domande e molte chiedevano di andare ad integrare, altre dicevano: ma io invece mi trovo in questa situazione o con queste caratteristiche, lei non lo mette nell'elenco delle dinamiche, delle caratteristiche della tossicità di una relazione, quindi la mia non è tossica. Facciamo un po' di ordine. Integro quello che ho detto e cerco di mettere insieme un po' le sensazioni, le emozioni e i vissuti che si hanno nel momento in cui ci si trova all'interno di una relazione tossica. Partiamo da questo presupposto, cioè la relazione tossica, che può essere una relazione sentimentale, come può essere una relazione parentale o come può essere una relazione amicale, è caratterizzata in quanto tossica da infelicità, o meglio, da una prevalenza di emozioni negative che poi possono essere, diciamo, in maniera un po' stereotipata, racchiuse sotto il concetto di infelicità, dubbio, timore, eccetera, alternate da momenti particolari, ma comunque abbastanza sporadici, di gioia intensa. Poi, sul perché molte volte il nostro cervello, la nostra testa, diciamo così, si confonde e quindi travisa la felicità provata in alcuni momenti e sottovaluta, diciamo così, l'infelicità provata nella grande maggioranza della relazione, quindi ci permette di rimanere all'interno di questa relazione, rendendola anche poi progressivamente sempre più importante. Ho fatto un video dove racconto il perché le relazioni tossiche poi sono così importanti per noi, perché hanno tutta questa presa su di noi. Però diciamo che la relazione tossica è quella relazione in cui ci sono principalmente elementi, situazioni e vissuti di sofferenza, di infelicità, alternati da piccoli momenti, comunque sporadici, di gioia intensa, okay? Di vera gioia, di vera felicità. E questa cosa ci confonde perché la nostra ambizione ci porta a dire: perché non possiamo strutturare la relazione in funzione solamente di questi momenti positivi? Cioè, se questa relazione è così intensa quando tutto va bene, perché non riusciamo, perché non proviamo, ad esempio, a strutturare la relazione in modo tale che questi momenti diventino non sporadici, ma la normalità? Ovviamente poi, non riuscendoci, ci rendiamo conto con il senno di poi di essere finiti all'interno di una relazione tossica, e la cui tossicità appunto è determinata anche da questi sbalzi, da questa altalena. Il problema è che poi si innesca il passaggio successivo, per cui testa e pancia non sono d'accordo e quindi determinano di solito un protrarsi eccessivo, quindi più del necessario, all'interno appunto della relazione stessa, nel senso che poi la testa ci fa rendere conto che effettivamente abbiamo preso un abbaglio, la pancia diciamo che è un po' più dura di orecchie e quindi in un qualche modo si adagia, si fa ammaliare, diciamo così, da questi momenti felici. Però quali sono le caratteristiche della relazione tossica? Sicuramente l'aspetto principale, andando un po' a scomporre, no, questo senso di infelicità o di sofferenza che ho raccontato prima, è il fatto che si ha sempre la percezione di dare e raramente di ricevere. Non è un mai di ricevere, perché altrimenti non saremmo all'interno di una relazione, non avremmo momenti felici, però la sensazione è quella sempre di dover dare, 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 dare e ricevere molto poco indietro, quasi nulla rispetto invece alla quantità di ciò che si è dato. Dopo ci sono tutta un'altra serie di sfumature emotive e di vissuti, ad esempio legate ad una sensazione di giudizio, per cui si è valutati, giudicati, non ci si sente degni o comunque l'altro fa credere di non essere degni della relazione o del fatto che comunque lo stia ancora valutando, quindi ci tiene un po' lì pending, un po' in sospeso. C'è sfiducia, c'è tradimento, c'è
insicurezza, c'è sempre la sensazione di non avere chiarezza di ciò che l'altro sta facendo e di come l'altro si sta comportando all'interno della relazione. È chiaro che esistono sempre due versioni, almeno due versioni, cioè quella che noi percepiamo, quello che in un qualche modo il nostro corpo, la nostra testa ci comunica, e quella che è raccontata dall'altro, sulla quale noi tendenzialmente collassiamo perché vogliamo credere, nonostante poi con il senno di poi diciamo ci troviamo spesso a dire: caspita, effettivamente avevo tutti gli elementi per potermene accorgere da solo o da sola e non sono stato capace di farlo. C'è una sensazione di assenza di comunicazione o di comunicazione unidirezionale, nel senso che difficilmente ci si sente compresi in funzione di quanto e come l'altro si vota a noi, ma la comprensione si ha nel momento in cui noi spontaneamente siamo allineati con l'altro, piuttosto che c'è una sensazione di indefinitezza, cioè talvolta prevaricazione, si può arrivare a tradimenti, c'è spesso quella sensazione in testa del prendere o lasciare, non costringermi a cambiare, io sono fatto o fatta così e tu ti devi adeguare. Cioè, l'altro diventa il perno in un qualche modo del nostro mondo e noi siamo costretti a girargli attorno. Questo ci può stare nella relazione, purché queste due parti, queste due posizioni si alternino nei diversi contesti di vita. Nelle relazioni tossiche questa cosa invece non c'è, questa cosa è statica, è sempre l'altro ad occupare il centro dell'universo della coppia e noi siamo, noi che ci troviamo all'interno di una relazione tossica, siamo costretti a girare attorno. E quindi è qui che si innesca quella sensazione del dare, del continuare a dare e del ricevere poco indietro. Anche in questo caso il video non è esaustivo di tutte le sensazioni, di tutte le emozioni che una relazione tossica comporta, però insomma spero di aver chiarito ulteriormente il concetto e aver dato degli spunti ulteriori di riflessione.